Come CGIL salutiamo con favore gli interventi della Guardia di Finanza e degli altri organi preposti. È importante che ci siano verifiche e controlli costanti. Il lavoro nero è una piaga che va combattuta in tutti i modi, perché danneggia i lavoratori, danneggia le persone e danneggia le imprese oneste. All'indomani dei risultati della Guardia di Finanza durante i controlli in varie strutture nel periodo di Carnevale, la CGIL interviene evidenziando come queste irregolarità non debbano divenire norma. Noi chiediamo che questi controlli siano frequenti, non siano solo in questi avvenimenti, come è successo quest'anno e come purtroppo è successo anche lo scorso anno. C'è bisogno di investire nel lavoro di qualità, il turismo è un'industria importante che però non può fondarsi sulle spalle dei lavoratori o sulle irregolarità. C'è bisogno per questo di lavoro regolarmente pagato, che rispetta la normativa, che rispetta i contratti nazionali di lavoro, altrimenti è inutile lanciare gridi d'allarme sul fatto che le persone non vogliono lavorare, non trovano questi lavori, quando poi scopriamo appunto che non vengono pagati regolarmente e non vengono applicati i contratti di lavoro. Nel turismo, negli eventi, in tutte queste attività che portano ricchezza economica al nostro territorio, non solo ci vuole regolamentazione, ma ci vuole anche rispetto dei diritti dei lavoratori, delle leggi e dei contratti di lavoro. Il sindacato ritiene inaccettabili le parole del responsabile del Club Culturale Italiano, che chiede che i controlli non vengano effettuati nelle feste perché bisognerebbe invece dimostrare che chi opera nella città, dice la CGIL, è in grado di affrontare senza scorciatoie questo tipo di eventi.